Io con Filippi avrò avuto, non so, due o tre incontri. Parliamo del 2010, 2010 e inizi del 2011, diciamo. Due o tre incontri e 4-5 telefonate, insomma, non di più, nell'arco di un anno sostanzialmente. Sempre per questa vicenda del CIS, che era questo terreno. E in cui lui appunto a ripetizione si lamentava del trattamento. Ma prima che lui, diciamo così, mi mandasse a quel paese sostanzialmente, per usare un eufemismo perché i termini erano decisamente più grevi, ricordo perfettamente che era iniziata, diciamo, la discussione sulla sua possibile cacciata dalla Lega, perché insomma ne aveva combinate parecchie, insomma, e la Lega lo voleva cacciare, e lui mi chiese se era possibile una mia interlocuzione con i vertici leghisti, e io non sapendo per quale motivo lui era diciamo, nel mirino dei vertici leghisti, questa la racconto per la prima volta. Telefonai a Calderoli, che allora aveva un ruolo di gestione, insomma, nei vari passaggi, insomma, della transizione, della gestione dei vertici della Lega. Telefonai a Calderoli per chiedergli: ma questo ragazzo, insomma, è possibile salvarlo? Ne ha combinate di gravi? Oppure, insomma, ho cercato di mettere una buona parola, insomma. E ricordo che Calderoli mi disse: no, guarda, non c'è niente da fare perché è uno che dobbiamo proprio cacciare perché non è possibile, non può stare con la Lega.